Anticipazioni il segreto. Grave pericolo per Fè. Nelle puntate che andranno in onda tra qualche settimana in Italia della soap Il Segreto, ci sarà una new entry. Si tratta di Faustino. Un uomo misterioso dai tratti somatici inquietanti che nessuno conosce e che si presenta come un commerciante di vini. A tal proposito chiede subito di Fè e di come può fare per mettersi in contatto con lei. Sarà davvero interessato a fare affari con la donna? O desidera qualcosa dalla Perez? Da qualche giorno intanto Alvaro è il nuovo dottore di Puente Viejo. Si tratta di un ruolo molto importante, una vera e propria istituzione per un paese. Non si sa bene cosa abbia spinto l'uomo ad accettare la proposta di Carmelo, dato che all'inizio non ne era proprio convinto. Potremmo ipotizzare che la ragione principale sia quella di voler rimanere al fianco di Elsa, ma questo è stato puntualmente smentito direttamente dal medico della Laguna. C'è da credergli? Intanto Julieta è ancora in fase di recupero, dopo la bruttissima esperienza con i Molero. C'è da dire che nessuno conosce ciò che le è davvero successo in quei boschi, tranne Carmelo e Don Berengario. Le autorità hanno avviato le ricerche dei malviventi, senza arrivare naturalmente a un nulla di fatto. E come potrebbe, dato che padre e figlio sono stati uccisi e i corpi occultati? Solo Adela e Irene, frequentando la giovane moglie di Saul, si rendono conto che la ragazza è molto turbata, come se qualcosa di molto grave la tiene in apprensione. Ed è per questo che Carmelo chiede alla giornalista il favore di pubblicare la notizia che i Molero sono stati avvistati molto lontani dalla città. L'obiettivo è proprio quello di tranquillizzare Lauriarte. La richiesta viene però accolta controvoglia da Irene. Anche alla casona la situazione non è tranquilla. Da quando è arrivato Roberto, che i figli di Maria chiamano tranquillamente zio, l'uomo pare che si comporti con loro come se fossero la sua famiglia. Molto protettivo verso i bambini e premuroso con la Castagneda. Questo infastidisce moltissimo Fernando, che chiede aiuto a Prudenzio affinché indaghi su quest'uomo misterioso. Inoltre il Messia è sempre più deciso a parlare con lui faccia a faccia per capire quali siano le sue reali intenzioni. Cosa verrà fuori da questo confronto che non si preannuncia sicuramente amichevole? Non lo sappiamo ancora, ma nel frattempo Roberto pensa bene di fare a Maria una vera e propria dichiarazione d'amore. La Castagneda però non dà al momento alcun seguito alla cosa, né in positivo e né in negativo. Ecco in che base a questi nuovi sviluppi questa trama sta assumendo nuovi interessanti contorni. Maurizio scopre perché Faustino è a Puente Viejo. Antonina chiede a Carmelo di togliere ad Alvaro l'incarico di dottore. Intanto anche Antonina è venuta a conoscenza del fatto che Alvaro è il nuovo dottore del paese. L'ex ancella è molto turbata dalla cosa e si reca immediatamente da Carmelo per cercare di dissuaderlo e di fare qualcosa per ritirare la nomina. A suo avviso non si tratta della persona giusta per ricoprire questo ruolo. Il primo cittadino ascolterà i suoi consigli? Fè viene a sapere da Maurizio che è arrivato in paese un uomo di nome Faustino e che la cerca in quanto interessato al suo vino. Ma la reazione della donna non lascia indifferente il capomastro, che legge immediatamente nei suoi occhi un velo di paura e preoccupazione. Cerca di starle vicino per cercare di capire che cosa la turba e difatti la Perez, dopo un po', lo chiama per confidargli tutta la verità sull'uomo. Lo straniero è innanzitutto molto pericoloso ed è giunto a Puente Viejo perché vuole da lei dei soldi legati al periodo in cui si trovava al bordello. Il giorno in cui le guardie fecero irruzione nell'abitazione dove lei e le altre ragazze lavoravano, ci fu un brutto conflitto a fuoco. Durante la sparatoria perse la vita, oltre al loro padrone, anche l'amica Magdalena. La ragazza prima di morire le consegnò una valigetta con la quale lei fuggì e nella quale scoprì di esserci del denaro,
proprio quello che Faustino ora sta cercando. Il Godoy capisce subito che la situazione è molto seria e chiede aiuto a Raimundo, ma decide anche di incontrare personalmente il malvivente per trattare con lui la chiusura definitiva della faccenda. Maurizio è disposto a tutto pur di salvare Fè, anche di mettere in pericolo la sua stessa vita. Concludiamo queste anticipazioni con una notizia che ci lascia tanta curiosità. Don Berengario è preso dai sensi di colpa per le bugie che si porta dietro circa il rapimento di Julieta. Non è che finirà per confessare tutto alle autorità? Sarebbe veramente un gran caos a Puente Viejo.